sono state accese alle 18 come da programma le luminarie di San Gregorio Armeno e di tutto il centro antico. Quest'anno veramente c'è stata una grande sinergia tra i commercianti e il comune. Devo dire significativa questa cosa, perché ci consente, come dire, di avere in un momento di difficoltà l'aiuto dei commercianti, che poi sono i principali attori, diciamo, del commercio, diciamo, delle attività commerciali ad esse connesse. E quindi questa sinergia oggi ci consente di mettere insieme tante esperienze. Varie associazioni hanno contribuito, il comune fa la sua parte. I Decumani sono un luogo strategico straordinario, hanno un fascino incredibile, quindi qui provvediamo noi, in altre zone hanno provveduto i commercianti, ma credo che questa sia la formula migliore per poter andare avanti. La sinergia tra il pubblico e il privato porta sicuramente a risultati importanti per la città. Le installazioni artistiche sono state realizzate grazie ai fondi comunali della tassa di soggiorno e dopo anni di polemiche la cerimonia dell'accensione è avvenuta col pieno accordo degli artigiani dei presepi, che hanno anche avuto l'assegnazione degli spazi per le bancarelle. Già in questo fine settimana, che precede il weekend dell'Immacolata, tradizionalmente protagonista del boom turistico, a Capodichino sono transitate 65.000 persone e da gennaio a novembre l'aumento di transiti nell'aeroporto rispetto al 2017 è stato del 16%, col previsto pienone per gli alberghi a Capodanno. Sì, sono molto soddisfatto. Quest'anno, ancora di più degli altri anni, c'è stata una grande intesa sin da settembre tra tanti operatori economici, commercianti, associazioni, ovviamente il comune, la Sitelum, tutti per superare i 20 km di strade della città da illuminare. Tra l'altro è una città che esplode di cultura, turismo e partecipazione popolare, questo aiuta sulla via del Natale per trascorrere un Natale forte per la città, con un'economia che si consolida sempre di più, tanto lavoro e tanta energia, quindi siamo contenti e lavoriamo ovviamente ogni giorno per garantire sempre di più maggiori servizi nella nostra città, come meritano i napoletani e i turisti.